Negli ultimi tempi stiamo facendo parecchie ricerche, stiamo girando musei, consultando libri. E ci siamo resi conto che il nostro territorio era un luogo sì, storico, però siamo molto al margine dei circoli più importanti a livello storico, anche a livello romano, a livello retico, medievale. Perciò dobbiamo anche accontentarci di quello che abbiamo. E dobbiamo sapere valorizzare le poche cose che possiamo avere o che per il momento sono venute alla luce. Io parlo di Aune perché amo il mio paese di origine, amo quella zona, perciò tendo a buttare il sasso nello stagno nella speranza che qualcuno poi raccolga il sasso e continui ad approfondire la storia. Qui siamo nei dintorni di Aune, siamo lungo una bretella che probabilmente portava verso il Lamonese, verso il Primiero. Il Primiero ci sono state fatte dei ritrovamenti di epoca romana e sicuramente era anche precedente con il collegamento del Passo Rolle verso la Val di Fassa, che era storicamente una zona importante retica. Va bene, abbiamo fatto un piccolo riassunto. Ora vi faccio vedere due particolarità perché, come vi avevo detto tempo fa, la zona del Sovramontino era una zona ricca di storie, leggende, di favole, di stregonerie. E come io ribadisco sempre, e mi piace puntualizzare, le religioni sono basate su delle fasi storiche. Ora siamo nel periodo del cristianesimo, dell'islamismo, dell'induismo, del buddismo, che saranno fasi che in un futuro, chissà quando, verranno modificate e verranno cambiate. Chiudo parentesi. Perciò prima c'erano altre religioni. Questa pietra, la vedete? Già il tipo di pietra è una pietra non simile al resto di tutta l'abitazione. Qui, se si riesce a inquadrare, c'è l'impronta di una mano. Bisogna che ci sia una luce particolare per vederla, però toccandola si sente proprio l'impronta di una mano. Ed è molto particolare. Seconda cosa molto bella, guardate, la vedete? Una bellissima faccia scolpita. Queste sono le famose teste che usavano in epoca post-celtica, si dice così, poi sono state riprese in varie fasi storiche successive, le Marcolfe. I Celti cosa usavano? Le teste dei propri nemici le pendevano all'esterno della propria abitazione come esposizione della loro vittoria su un eventuale nemico, oppure come protezione per spiriti maligni. Successivamente, quando questa pratica tribale è stata dimenticata, è continuata l'abitudine di scolpire delle teste sempre come protezione contro il maligno. Il maligno, in questo caso parliamo del diavolo perché è subentrata la fede cristiana, e venivano infilate sugli architravi delle porte di solito delle teste scolpite. Questa è bellissima perché oltre ad avere lo stesso tipo di pietra di dove è scolpita la mano, vedete, differente da tutto il resto della struttura della casa, ma è molto antica, a quanto pare. Io non sono uno storico, non sono laureato, però probabilmente c'è qualcun altro, perché so di solito io butto il sasso e qualcuno prende il sassetto e lo amplia, e va benissimo così, mi piace che sia così. Perciò consiglio, venite ad Aune oppure mi mandate un messaggio, vi spiego dov'è questa zona che è favolosa. Mano, impronta, testa, che è favolosa. Se non siete qui non lo potrete scoprire. Una bretella importante che proseguiva, se vuoi girare un attimino, proseguiva.
e arrivava verso il primiero. Ciao!